Ciao a tutti e benvenuti al 16° episodio dedicato alla seconda campagna di Humankind, la campagna AI Andrew. Nello scorso episodio abbiamo completamente debellato Ancestor e siamo ad un passo dalla sua totale capitolazione. Una volta annullato il nostro rivale, potremo tranquillamente decidere come concludere la partita, se accettare la lunga maratona della storia e vincere appunto in fase finale, oppure se accorciare la durata della gara, mirando ad altri tipi di conclusione. Non voglio anticiparvi nulla, se non che in questo episodio vedrete l'epilogo di questa fantastica serie. Vi ringrazio davvero per il supporto e i like che avete lasciato nel corso di tutti questi episodi, perché siete voi ad aver fatto la differenza. Ma ora c'è ancora qualcosa da fare, vero? Buttiamoci in gioco e diamo una degna conclusione a questa grande storia. Bentornati in gioco, ragazzi, bentornati ad Attuja che sta lavorando alla propria università, intanto che gli abitanti ritornano a salire dopo il reclutamento forzoso di un esercito gigante che cosa ha fatto l'esercito gigante? Ha portato a questo, la quasi totale occupazione del territorio dei francesi, insomma, guidati da Ancestor, il nostro più acerrimo nemico, che però ormai è stato sconfitto. Quindi, che cosa facciamo adesso? Allora, beh, da un certo punto di vista non possiamo fare altro che aspettare il prossimo turno e poi decideremo come continuare. Allora, se Ancestor capitola. Ah no, guardate, siamo fortunati perché possiamo sottomettere anche Nock. Io a questo punto non aspetto nessun turno successivo. Vado a prendere l'artiglieria che metteremo qui in alto. L'Howitzer qui sotto. No, scusate, la bombarda più dietro. L'Howitzer direttamente davanti. E poi tanti, tanti fucilieri che possiamo sfruttare. Eccoli qui. Perfetto. Direi che questa disposizione mi piace. Chiudiamo. Purtroppo è quasi triste, da dire, ma il nostro Ancestor non ha più truppe. Sta difendendo con le truppe cittadine che non hanno minimamente la più piccola speranza di batterci. Quindi adesso è un massacro, purtroppo per loro. Però andremo ad avere l'occupazione totale delle forze del nostro avversario. E quindi chiuderemo la guerra subito il prossimo turno. Ormai questo è sicuro. Perfetto. In questo turno continuiamo ad attaccare con tutte le nostre forze. Abbiamo ancora un'unità di fanteria che si può muovere, vediamo se riusciamo ad accerchiare, ok, e un cosacco che si può muovere, magari il prossimo turno arrivare alla bandiera. Prossimo turno, vedo due draftees nemici che, conoscendo l'intelligenza artificiale, tenteranno di attaccare, esatto, all'arma bianca contro la fanteria di linea. Ok, abbiamo vinto anche la battaglia di Nock, ragazzi. Credo. Prendiamo la bandiera, se si può. Fatico a capire. Ah, abbiamo distrutto le mura qui, d'accordo. Chiudiamo il turno, scusate perché non capisco dove siano le altre unità francesi. Eccole qui dove sono le altre unità francesi. Le navi francesi ci bombardano dalla costa e non ci permettono di chiudere la gara. E poi altri draftees che scendono dalle montagne. Ok, questi me li ero persi. Adesso quando tocca a noi recuperiamo la bandiera e con l'artiglieria spariamo direttamente, e facciamo la stessa cosa con la bombarda sulle navi nemiche, abbattendone una. E qui c'è una caracca che attaccheremo il prossimo turno se non vinciamo già il prossimo turno. Vediamo il turno, vediamo come si comporta la caracca. Si sposta e bombarda la cavalleria. No, scappa. Allora, l'assedio di Nock è completato. Questo significa, signore e signori, che abbiamo la totale occupazione di Ancestor. Ancestor aveva anche gli Arappa come che è una città, cioè soltanto Arappa, come vassalli. Probabilmente si libererà dopo la guerra. Ma questo lo vediamo. Anseong, allora, mi ha fatto la stazione nello scorso episodio, ce lo ricordiamo. Possiamo provare a creare
della foresta perché la foresta abbassa la pollution di 10. È una cosa strana perché, vabbè, lo scopriremo. E poi facciamo una riserva naturale. E possiamo fare anche sull'acqua, quindi voglio vedere se adesso riusciamo ad abbassare l'inquinamento. Close to victory in the war. Ok, perfetto. E adesso c'è il tavolo della trattativa. Allora, abbiamo 360 punti. Vediamo. Diventare un vassallo dei russi costa 350. Io chiederò quindi il vassallaggio e il denaro. E forziamo la resa con i russi che vanno adesso a vassallizzare i francesi. Dopo che gli abbiamo distrutto l'esercito. Quindi adesso i francesi hanno 8.198 punti vittoria e noi 10.300. Li abbiamo eclissati e credo che adesso sia veramente il caso. Abbiamo sbloccato una stella degli agricola. Il prossimo turno riusciamo ad arrivare ad avere anche una stella estetica? E aspettate, signori! Adesso abbiamo praticamente ereditato anche Rappa. Anche Rappa adesso è il nostro vassallo. Odenosoni sono diventati indiani nativi. E siamo Liege. Quindi che cosa possiamo fare? È bellissima sta cosa, eh? È bellissima. Abbiamo adesso due civiltà sottomesse. E Knosso... Knosso diventa nostra. Knosso diventa nostra. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Allora, cerchiamo di tirare sulla stabilità di Knosso con l'apothecary e poi andiamo sulla playhouse. Mentre il resto degli eserciti li portiamo a verso Nesa. E dovremmo averne un altro ancora. L'armata dei cosacchi la portiamo verso Micene. Dal momento che le altre tre civiltà al mondo sono mie alleate e queste le ho sottomesse, abbiamo il totale dominio del mondo. Se non sbaglio, adesso io non dovrei avere più alcun nemico. E abbiamo finito anche di collegare Ravenna. Bene, allora Ravenna mi fa le riserve naturali perché adesso tiriamo su 32 pollution per turno, che non è una bella cosa. Quindi continuando a costruire per riserve naturali dovremmo abbassarlo nel tempo. Chiudiamo questo turno. Ancora un turno per la stella estetica. E va bene, aspettiamo allora. Prendiamoci anche questa stella dell'estetica e poi andiamo, dai. La stella espansionista non la sblocco perché voglio passare finalmente alla prossima epoca. Ok. 10.400 punti. Ok, chiudiamo. E... Nesa che cosa mi può fare? Beh, un po' come tutti può aiutarci nella lavorazione. Insomma, possiamo iniziare a creare delle foreste. Ci si mette poco e poi delle riserve naturali. Ok, ne facciamo due. E poi si decide. Poi vediamo quanto siamo. Adesso tiriamo su 56 punti di inquinamento per ogni turno. E dobbiamo cercare di abbassarlo. Andiamo a vedere che civiltà possiamo fare. Possiamo evolvere e rimanere sempre russi. Per boostare il nostro vantaggio, che non è una cattiva idea, però potremmo diventare australiani per avere il 20% in più di industria su tutte le città, molto buoni industriali. I brasiliani invece ci danno molto cibo, i cinesi sono ottimi per l'economia, gli egiziani per l'influenza, gli indiani per l'influenza, a loro volta i giapponesi per la scienza, sconto sulla tecnologia, che meraviglia, e il Robotic Lab. Però i giapponesi, ragazzi, li avevo usati nello scorso gameplay. Sarei andato sui giapponesi, ma... Allora, gli svedesi ci danno più scienza e quartieri di ricerca, ok? I turchi, cibo e scienza. Gli americani, influenza. I soviet, influenza. E la Arm Factory... Allora, meno 20% di sconto sulle unità da combattimento. Allora, li avrei presi semplicemente per il meme, i sovietici... visto che stiamo giocando e abbiamo già vinto, io andrò a elevare i russi a soviet. Però ragazzi, qui c'è la bandierina, dell'Unione Sovietica. Scusate, ma è troppo divertente questa cosa.
Facciamo un po' di foto per la thumbnail. Anche se in realtà, non è molto sovietica questa cosa. No, 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 no. Andiamo su Soviet e adottiamo i Soviet. Possiamo fare il Red Army Tank. Confermiamo. Non so, un T-40, non so cosa sia. E quindi diventiamo i protettori del mondo con i sovietici. Pensate un po' che meraviglia. E così possiamo dire che questo è stato il periodo sovietico della storia di questo canale. Andiamo di riserve ovunque. Chiudiamo e entriamo nella prossima età. The human mind, creative, imaginative, and ingenious at turning every single human invention to its most violent end. We pray or hope, looking forward to a future which, with luck, will be counted in millennia, not in months. Bene, abbiamo delle nuove meraviglie su cui possiamo fare i claim. Abbiamo adesso la possibilità di lavorare per la vittoria scientifica tenendo il massimo punteggio e penso che andrò per un'opzione di questo tipo. E i nostri palazzi russi diventano palazzi sovietici. Ok. Abbiamo sbloccato la stella dell'espansionismo. Allora, il gioco finirebbe tra 48 turni. Vediamo se finirà prima o dopo. Il Cristo Redentore ci dà più stabilità, più cibo e su tutte le città un 10% di cibo, denaro e industria. L'Empire State Building più 20% del denaro generato dal trade sulle città. Il Sydney Opera House sulle città calme 10% su tutto, inclusa la scienza. Prendiamo il Sydney Opera House al momento, facciamo il claim di questa meraviglia. E adesso iniziamo rapidi rapidi a costruirlo proprio da Anseong, va benissimo, guardate. Lo costruiamo qua. Anseong è una città che ha un'ottima produzione. E iniziamo a ricercare. L'istituto di ricerca ci dà molta fama. E poi andiamo verso Continuous Track. Questo ci migliorerà i carri armati. E poi ci buttiamo sulla Rocket Science per fare poi le missioni lunari, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, benissimo. How far will you push humankind? I sovietici sono entrati nell'epoca finale, ok. Possiamo praticamente mandare la missione su Marte oppure vassalizzare tutti gli altri imperi. L'unica cosa che vassalizzare gli imperi. A parte che qui avevamo un cultural agreement che me lo rifiuta, no? Sta cosa non mi piace molto, Mi chiedo se riuscissi ad arrivare ad avere tutti i trattati. Qua, ragazzi. I nostri un tempo alleati iniziano a essere poco gentili con noi. Male. Intanto i giapponesi sono diventati degli Edo. Va bene. Utilizziamo il denaro che abbiamo per boostare le nostre unità ovunque. Questo dovrebbe bastare. Ah no, aspettate, abbiamo ancora qui una caracca e qui un'unità di arti che dobbiamo tirare su. Il resto è tutto aggiornato. Ok, va bene. Chiudiamo il turno. Bellissimo avere Cnosso. Bellissimo avere l'ottava città. E 10.900 stelle, fantastico. Ok, adesso possiamo tirare sul mortaio. Artillery Strike, wow. Ok, Nesa mi aiuta allora a fare il Sydney Opera House. Tutte le città adesso ci aiutano a fare il Sydney Opera House finché non è pronto. Così poi possiamo andare a fare la prossima meraviglia. E poi utilizziamo l'Arms Factory, che è insomma, la fabbrica di armi dei sovietici che ci darà un bonus produttivo. Ma abbiamo molto tempo, quindi ce lo possiamo permettere. Vabbè, Micene e Hattusa invece avevano tutte le altre strutture in coda, quindi gliele lasciamo costruire, mentre il resto dell'impero aiuta alla costruzione della meraviglia nel nuovo mondo. E adesso, se non sbaglio, dovrei essere in grado di migliorare altre unità, credo. No,
I tank non sono migliorabili. Oh no, dobbiamo costruirli quindi. Male. Però intanto siamo riusciti, guardate, ad abbassare pollution from the Austro-Hungarians 30, pollution from the Soviet 29. Cioè noi siamo quelli che praticamente hanno fatto più inquinamento. Però è sceso, 39 ad ogni turno. Ok, iniziamo l'industria sovietica ovunque. E aerial warfare, bene, possiamo sbloccare l'alluminio, gli aeroporti e anche gli aerei da guerra, che al momento non ci servono, però... Nesat però sta in starving. Fammi vedere dove si trova il problema. Allora, andiamo a migliorare le fattorie sull'isola. Guardate, le facciamo subito. Perché 36, meno 36 cibo è un problema grosso. Quindi facciamo due fattorie sull'isola di Nesa, così continuiamo a far crescere la popolazione. Non dovremmo avere problemi di stabilità, giusto? Siamo a 100. Ottimo. Adesso Anseong in starvation. Ok. Non più. No, voglio andare veloce su questa meraviglia perché poi sblocco le altre e le costruisco tutte io le meraviglie. Con il vantaggio di scienza, eccetera, eccetera. Allora, edifici sovietici. Che grande gioia. Bellissimo. Micene adesso fa 3 fabbriche d'armi. Il radar ricercato ci dà l'antiaerea. E ci dà l'anti-aircraft, ma dal momento che non abbiamo più nemici militari o queste unità, non le costruisco, mi butto tutto su produzione e scienza. Aver avuto una civiltà scientifica sarebbe stato meglio, ma volevo chiudere con il meme e chiudere con i sovietici per chiudere definitivamente questo percorso tra Age of Empires 4, Hearts of Iron 4 e adesso anche Humankind. Allora... Il Sydney Opera House ce l'abbiamo, sblocchiamo il Cristo Redentore, facciamo il claim anche di questa meraviglia. Che potremmo fare a Cnosso? No, non abbiamo la... Non abbiamo la no, non possiamo farlo a Cnosso. Ok. Lo possiamo fare sicuramente invece sulle montagne qui sopra Neja, e quindi facciamolo. E poi come sempre tutte le città libere lo vanno a... Lo vanno a supportare. Ok, a Tuja quanto manca per chiudere la costruzione? Spingiamo, guardate che l'episodio scorso eravamo arrivati a 22 abitanti, adesso stiamo a 45. Perché comunque stiamo facendo veramente tanti tanti abitanti. Rocket Science Researched. Allora, possiamo costruire adesso la Space Station. Il gioco finisce fra 30 turni e noi possiamo costruire la stazione spaziale... È una cosa gigantesca. Faccio fatica a trovare uno spazio per la stazione. Allora, non la facciamo a Micene, allora. No. Allora, arricchimento dell'uranio, fissione nucleare, power lines... Non lo so, ragazzi, non so bene... Che cosa mi convenga fare per primo per cercare di arrivare su Marte, ma proviamo a vedere se Atuja ha una zona. Signori, siamo veramente un pochino castigati. Mi viene da pensare che forse la città adatta è Aachen. Sì, la città adatta per la missione Aachen, che infatti ha lo spazio per la stazione missilistica che avremo fra 2 turni, ok. E adesso vediamo quanto manca. Cnosso magari aiuta a costruire la stazione missilistica, così ce l'abbiamo in un turno solo. E adesso ci serve il Lunar Lander, per il quale servirà
dell'alluminio. The race is on. The race is on. Ok, dove recuperiamo l'alluminio? Questo è un bel tema, non lo so. Credo di averne visto tanto nell'altro continente, in realtà. Qua c'è dell'alluminio, Anseong. Non è tanto, però è sempre qualcosina. Quindi adesso possiamo ritornare ad Aachen e fare il Lunar Lander. Spostiamo qua sopra, chiaramente. The Thin Blue Line. Che cosa possiamo fare? Più scienza, più industria, più soldi. Andiamo su più industria. E cerchiamo di arrivare sulla luna in fretta. Ottimo. Ci arriviamo, secondo me, veramente in due turni. No, tre. Però possiamo sbloccare adesso addirittura la terza meraviglia, l'Empire State Building. E quindi praticamente abbiamo fatto il claim su tutte le meraviglie. Mentre il nostro amico, il nostro amico Ancestor ha una stella della vecchia era. L'abbiamo distrutto! Quanto sono contento. Allora, questo probabilmente sarà l'ultimo episodio, eh. Allora, che cosa facciamo una volta che siamo arrivati sulla Luna? Perché siamo arrivati sulla Luna. Celebriamo più stabilità, guadagniamo punti di... o guadagniamo denaro. Andiamo sull'estetica, dai. Stiamo per arrivare sulla Luna, eh? Ci stiamo per arrivare. E facciamo l'Empire State Building, Arknos. Così chiudiamo anche questa meraviglia. Bellissimo! Ok, abbiamo guadagnato 200 punti fama per il nostro secondo progetto, Interplanetary Expedition. Torniamo a questo punto ad Aachen, perché possiamo fare la Mars Colony, per la quale ci serve uranio e altro alluminio. Che al momento non abbiamo. Allora, l'uranio lo dovremmo recuperare adesso con la nuclear fission. E andiamo a vedere dove possiamo trovare dell'altro alluminio. Ravenna. Ravenna può recuperare altro alluminio, non me ne ero accorto. E può recuperare anche uranio. Scusate. Intanto guardate le unità militari che avrei potuto creare. Anti-aircraft, T-41, non lo so che cosa sia. Medium tank, tank sovietico. Insomma. Belle cose, belle cose. Dov'è l'uranio? Ok. Adesso siamo in grado ad Aachen di cambiare e di portare la colonia marziana. Allora, ragazzi, a questo punto tutto perde di importanza, tranne la colonia marziana. Tranne la colonna marziana. Anche l'Empire State Building perde di importanza perché si va su Marte. E questo dovrebbe chiudere, credo, la partita. To the moon. Chiudiamo il turno. Adesso tutte le nostre città lavorano all'arrivo su Marte. Il gioco finisce fra 23 turni, ma noi fra 3 turni siamo su Marte. E vediamo che purtroppo abbiamo un livello di inquinamento che sta salendo. Noi siamo stati gli artefici principali e siamo ancora gli artefici principali, nonostante le riserve naturali, eccetera, eccetera, perché abbiamo l'industria più sviluppata del mondo. Nuova civica, nuclear weapons. Proliferation o disarmament? Proliferation voglio, ma assolutamente, però non avremo tempo di farli. Non avremo tempo di farli, ragazzi, però ormai siamo arrivati in conclusione. Poison Whispers. Chiudiamo il turno. Vediamo un po'. Arriviamo a 300 punti di fama per il terzo progetto. E abbiamo la Interplanetary Expedition che ci dà altri 50 punti.
Quindi adesso ci possiamo portare tutti sull'Empire State Building. Credo di avere chiuso la partita. Credo. Non ne sono certo. Vediamo se sul prossimo turno il gioco mi dirà che ho vinto oppure... The Red Planet, fermi tutti! 9 short months after they left Earth forever, the spacefarers from your great empire have completed staggering journey across the cold, dark reaches of the space to arrive to Mars. Praticamente i nostri esploratori sono arrivati su Marte. Possiamo divertirci, guadagniamo 1000 punti di scienza, di denaro, eccetera, eccetera, oppure chiudere. Let this moment be a line in the sand from where a reckoning will be made. Triggers the end of the game at the end of the next turn. Confermiamo la fine. Ragazzi, confermiamo la fine. E diamo un'occhiata alla mappa. Vi ricordo che siamo partiti con Attuja qua sotto le montagne. E guardate, avevamo fondato Nesa e facevamo molta fatica ad espanderci perché i micenei erano cattivi contro di noi. Perché sotto c'erano i greci. Perché il mondo era crudele. Poi che cosa abbiamo fatto? Poi abbiamo scoperto un nuovo mondo. Abbiamo sottomesso i micenei, abbiamo iniziato a colonizzare il nuovo mondo che è diventato il motore della nostra economia e della nostra scienza, tanto da poter superare anche Ancestor e che poi abbiamo vassallizzato con una guerra incredibile in età industriale. Quindi adesso praticamente siamo stati poi i primi ad arrivare in età avanzata a mettere il piede su Marte, quindi Andrew Chen, il mythical ruler of the Soviets, vince la partita. Abbiamo fatto una vittoria spaziale. Andiamo sulla ricerca e clicchiamo su Endgame. E adesso ci godiamo il filmato dall'alto del nostro impero. Con tutte le meraviglie. Tutte le meraviglie, ragazzi. Tutta la ricchezza. Ogni meraviglia ci dava 50 punti di scienza grazie alla religione. Questo è stato un bonus massivo, credo. Il Big Ben, Notre Dame... La San Basilio, il Sydney Opera House, costruito nella nostra colonia coreana, di fronte alla foce di un fiume, tra l'altro. Le nostre bellezze naturali, guardate che meraviglia. Il deserto nel nuovo mondo. No, questo è il deserto nel vecchio mondo, scusate, tra noi ed Ancestor. C'è anche un luogo santo sotto una montagna, che ricordo. E vabbè, che meraviglia micene, dall'alto. Con la Torre Eiffel, il grande faro e la Statua della Libertà. Intanto colgo l'occasione per ringraziarvi tutti per aver passato... il vostro tempo insieme a me, mettendo i like, mettendo i commenti, dandomi suggerimenti anche all'inizio. La partita è stata un po' arrugginita, tanto che qualcuno mi diceva di ricominciare. Invece è andata molto bene, e quindi vi ringrazio davvero perché tutti voi mi avete dato una grandissima motivazione. Questo è il finale. Andy è molto annoiato. No, facciamogli una foto così. Questo è il finale con Ancestor. Un tempo Olmeco. Che arriva secondo, e Semiramis che ha fatto più punti come Fenicia, che arriva terzo. È interessante vedere che la civiltà con la quale noi abbiamo dato più slancio è stata quella dei Joseon, quella dei coreani, perché è vero che con i russi abbiamo conquistato Ancestor, ma è stato con i coreani che abbiamo iniziato a lavorare ad avere tantissimo vantaggio. Andiamo avanti. Allora, noi, giusto per ricordarci, abbiamo guadagnato 20 punti vittoria nel Neolitico. Poi siamo passati in epoca antica con gli Ittiti e siamo arrivati a 1618 punti. Poi siamo stati cartaginesi, non dimentichiamocelo, con 2985 punti in classica. Nel Medioevo diventiamo teutoni. E con i teutoni qui, ragazzi, iniziamo la colonizzazione del Nuovo Mondo e diamo... un cambio di passo alla partita, cambio di passo che accelera pesantemente con i Joseon, 4900 punti, 7180, ma siamo ancora secondi in questa fase, e diventiamo primi con i russi, con la grande guerra contro Ancestor, e superiamo i 10.000 punti, e qui Ancestor non ci può più prendere.
qui Ancestor non ha più nessuna possibilità, diventiamo sovietici soltanto per il gusto di vincere con l'Unione Sovietica e lanciamo la colonia marziana che ci permette di porre fine alla partita anzitempo. Diamo un'occhiata anche ad Ancestor, che mi sembra interessante. Chiude anche lui il Neolitico con 20 punti. Come Olmeco sale in prima posizione con 3200 punti. Guardate quante stelle ha portato a casa come Olmeco. Wow! E poi diventa greco. E come greco ha iniziato a influenzarci tantissimo, perché tutte le politiche che facevamo ce le cambiava con i bonus di osmosi. Da greco a bizantino il passo è breve nel Medioevo, ma lui non scopre il nuovo mondo e quindi cresce, ma linearmente. Noi iniziamo a crescere esponenzialmente, poi nell'età moderna diventa polacco e i suoi ussari alati sono molto minacciosi, ma non così minacciosi come i cosacchi che noi abbiamo quando lui diventa francese. E infatti poi lo devastiamo. Riesce a sbloccare praticamente una sola stella prima di diventare mio vassallo. Ok, intanto che scorre anche l'immagine della terza classificata, Semiramis, che poi, vi ricordo, diventerà nostra alleata, e quindi ci aiuterà anche un po'. Semiramis è stata fenicia e la rimane anche nell'epoca classica. Questo è interessante, perché decide di non cambiare e decide di ascendere. Decide di ascendere anche in epoca medievale. È interessantissimo vedere che lei rimane fenicia fino al Medioevo. Vediamo che cosa diventa poi in età moderna, sempre fenicia. È una tradizionalista Semiramis, ma continuando ad ascendere, ad un certo punto arriva in età industriale che è fenicia ed ha un 50% di bonus su ogni stella. È una tattica che voglio provare, che non le ha permesso di entrare in età contemporanea, ma le ha permesso di capitalizzare tantissimo. Magari altre civiltà hanno fatto più stelle, ma lei ha avuto la trascendenza come bonus e quindi è arrivata in terza posizione. Direi che possiamo andare avanti. Allora, la città più bella del mondo è Micene. La guerra più lunga è stata quella contro gli Unni, la prima guerra che abbiamo fatto. Abbiamo trovato 45 curiosity e la nostra ideologia più lunga è stata Homeland, patria. Siamo stati dei tradizionalisti. In punti fama vedete che c'è il passaggio qui verso il turno 170. Per tutto il resto possiamo vedere che come cibo abbiamo sempre dominato, così come industria. Denaro, soprattutto a partire da quando nel Medioevo abbiamo un nuovo mondo. Scienza, è sempre il nuovo mondo a dare questo vantaggio. E guardate la popolazione. La religione è una cosa molto importante invece, perché vedete che dominiamo totalmente già a partire dalla seconda epoca. Nella terza non c'è più storia. Military. Noi siamo sempre allo stesso livello, ma distruggiamo civiltà molto più grandi della nostra. Giusto per curiosità andiamo a prendere i neri di Ancestor. La sua città più bella è stata San Lorenzo, anche lui ha avuto una guerra contro gli Unni, ha trovato soltanto 9 curiosity ed è stato collettivista. Semiramis, la città più bella, Byblos, guerra contro gli Aksumiti, 13 curiosity trovate e collettivismo come ideologia. Amici e amiche, io vi ringrazio per essere rimasti con me, questo era l'ultimo episodio della serie dedicata a Humankind con la IA persona, con la mia persona customizzata che Amplitude ha disegnato, e li ringrazio tantissimo per questa cosa, quindi ringrazio ancora Amplitude per avermi inserito in questo videogioco e noi ci vediamo al prossimo gameplay, che spero sarà in italiano con la traduzione che stiamo portando avanti nella Andrew Channel Society. Spero veramente di riuscire a portarvi questo regalo. Un abbraccio, un saluto, vi auguro una fantastica giornata o serata, e con il primo posto delle tartarughe rosse vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.